Eccoci, io ho tolto dal forno il nostro impasto, ho tolto il maglione adesso, non ho raddoppiato proprio la quantità, però diciamo un buon livello, insomma. Opa. Ora aggiungerò un po' di farina, perché ovviamente sarà esatto, e lo manipolerò un po' con le nostre manine, lo staccheremo dalla nostra ciotola, perfetto, e lo metteremo sulla nostra tovaglia, mettiamo via la ciotola. Allora, io qui con me ho un mattarello, intanto lavoriamolo ancora bene, comunque dopo scelterò ancora, datemi, dopo vi spiegherò come fare. Allora, noi non faremo altro che andare a lavorarla bene ancora. Vi ricordo che questa è la continuazione del primo video. Il primo video era la pasta pan brioche. Adesso faremo la continuazione e faremo il dolce. Qua c'è la pasta di prima. Faremo il dolce. Andiamo a lavorarlo. Fino a che sentite che nelle mani che è bello elastico, funziona bene. Allora, andremo ad allargarlo. Sentite che batte bene. Prendiamo la nostra piattaforno, allargheremo il bene. Adesso come l'ho usato prima è un po' sporco, adesso diventa quello di plastica e sarà molto migliore. Allargheremo il nostro impasto. Se non volete che attacchi il nostro impasto, però andate a buttare via roba, però no? Fate due fogli di cartaforno e logicamente userete il mattarello sotto la cartaforno. Cioè non attaccherà, cioè il mattarello non attaccherà sulla carta, ma non è un problema, la carta si toglie. Adesso lo togliamo perché è calda, no? Questo. Calda, ancora un po' calda perché è andata a lievitare il forno tiepido. Allora, cosa succede? Noi faremo un pasto dolce, ha detto, no? Allora metteremo dello zucchero sopra, così, no? Dolce. Io cominceremo a tirare la pasta, no? Con dello zucchero. Ecco. Così, no? Giriamo la nostra carta forno doppia, gireremo, toglieremo. È molto comodo perché facendo così non avete problemi di attaccare le cose sul tavolo. Il cartaforno, lo sapete, è molto, invece che usare la farina adesso useremo lo zucchero, non far attaccare, attenzione non troppo, se no appesantiamo troppo l'impasto e dopo non sono problemi, sono problemi. Allora, il zucchero secondo me basta, almeno per adesso. Allargate ancora, guarda che bella che è. Mettiamo di nuovo la nostra carta, gireremo, fate ritenerlo tutto. Opa, là, gireremo e avanti così, no? Bisogna avere una cosa fatta bene. Là. Allora, un po' l'impasto deve risultare morbido e dello spessore di mezzo centimetro circa, okay. Più non è un problema, però facciamo mezzo centimetro è meglio. Allora, dopo aver fatto ciò cerchiamo di fare anche di dargli un bel, la forma di un rettangolo, insomma, che abbia degli angoli, perché dopo ci vedremo il perché. Perfetto, forse è fatto bene, sì, esattamente. Sta ancora lavorando la pasta, la sento nelle mani, sta ancora lavorando, però prendo il materiale che mi serve. Allora, dove l'ho messo, non si sa,
vista. Allora, credo che sia questa, se vediamo, guardate il nostro ratolino, ma che bello che è, nuovo di stecca di questo. Se volete prodotti come questo dovete chiedere e vi sarà dato. Sì. Il tutto sia un po' solidificato. Perfetto. La nostra crema pasticcera nel frigo ha preso un po' di consistenza. E andremo a prendere della marmellata di fragole che ho fatto io. Allora, io vi avevo promesso, mi ricordo, la pesa macchina, ma purtroppo non ho la marmellata ideale, però ho un altro, possiamo fare qualcos'altro. Adesso ho preso anche la mela, se vedete, no? Sto sbucciando. Perché? Perché sto sbucciando la mela, secondo voi? Perché faremo una cosa di questo tipo. Allora, un attimo solo. Perché non trovo mai le cose quando sono con voi? Vabbè, ci connettiamo così. Allora, sposto di tutto in avanti e ci connettiamo così. Io ho un attrezzo molto comodo da utilizzare, ma è sparito, nel senso che... Allora, faremo fettine fine, due, tre, basta poche, perfetto. Fino al torso e basta. Non faremo altro che lasciarle qua come queste. Portare qua il nostro pan brioche, via le bucce. Perfetto. Abbiamo qua il nostro pan brioche, e se avete capito perché sto facendo due video, perché il video se non serve troppo lunghi. Date sempre un occhio che tutto sia a posto, okay. E dopo logicamente andiamo a metterci le mani. Allora, vogliamo che si stacchi, ci mette la nostra carta senza farci dire tutto il Vangelo. La pasta è finita, ecco, sono perfetto. Io direi che, vedi come sta lavorando ancora la pasta, sta lavorando molto bene, bisogna fare veloce ora. Sta ancora lavorando la pasta qua, con lo zucchero, guarda come lavora, mamma mia. Perfetto, allora io direi mettere il nostro miele sotto, ok, le più fine che avete, le saltate con i coltelli. Io direi di usare in dialetto con sky roll, quello che fa le fette fine, no? Tipo per il cappuccio o meno, no? Allora, quello lì, guarda qua c'è la buccia, via. Non si muore per la buccia, ma se la trovate, tiriamola via. Le mele nella miscela di Gianni non ci vanno, le metto io, per dare più sapore. Come ripeto, io non voglio cose uguali, quindi mi faccio una cosa a mia. A modo mio. Bom, cosa si gioca? Niente. La pasticcera. Devo metterla sul composto. Quantità non troppa, perché altrimenti ti danni. Cerco di non farli io, danni adesso. Io sono quello che nelle misure ha sempre gli occhi più grandi della bocca, lo si dice.
queste cetoline sono fantastiche. Dovrei avere anche i cucchiai di gomma. Però. Ce n'è la marmellata di, ho detto, di frutti di bosco, e io l'ho finita ieri, proprio ieri. Sentite che sono malato, non mi sono mosso di casa. Per non... Vedremo quali sono quelli che abbiamo fatto noi, così ne vediamo anche la consistenza. Vedete, guarda che marmellata che abbiamo fatto, ragazzi, insieme. Guardate, adesso la sto sporcando con la crema, ma... No? Guardate, guardate che marmellata che abbiamo fatto qua al Bevas. Oggi, scusate, sono contento perché abbiamo raggiunto i 500 iscritti, sono felice, sono euforico, no? Ma penso che è tutto grazie a voi, questo è un merito vostro, questo dolce ve lo dedico. Ecco, mettiamo tutto il vasetto, non mi dividerà perché è il solito esagerato di dolci. Ne faremo un'altra, non c'è problema, tireremo abbastanza bene. Questa mela si è grattata, si è pulita, non si butta via niente, mamma mia, non trovo le cose, che fastidio. Ecco, sbatto, era questo che cercavo prima anche. Faremo quel tipo formaggio qua, tipo il formaggio, guarda che roba, questa fino al torso. Qua facciamo partire via la buccia, basta far così, ecco. No? Boh. Prenderemo un coltello più piccolo ed andremo a incidere la nostra pasta. No? Sopra e sotto, facciamo prima sopra, facciamo delle righe abbastanza ampie, e anche qui non ho tenuto proprio il centro, io prima non state troppo vicini come ho fatto io al prodotto, al composto, perché se altrimenti col forno, col scaldare, riuscirà tutto, e qua infatti io prevedo cavoli acidi. Ma però andremo a fare una treccia. Voi mamme sicuramente sapete fare trecce, non siete come me, io non so fare trecce neanche. Comunque dai, intrecciatelo. Ho scaldato proprio male, quindi la mia pasta sta ancora lavorando, sta lavorando più adesso con lo zucchero che prima nel caldo del forno. Allora, ecco, un bel lavoretto. Io sinceramente non sto facendo un bel lavoretto, però voi sicuramente siete più capaci di me nel farlo. Allora, la facciamo così, così, così. Tagliare anche qui e qui, guardate, guarda se si vede quello che sto facendo. Sì, dipende, comunque sta diventando bello, così, così. Metteremo il coperchietto qui.
qui andrà un po' a posto. Voi, io non sono capace di far trecce, ve l'ho detto 100 volte, no? Ma dopo tanto si metterà, vedete. Adesso io lo inforno, aspetta, io prendo la teglia un attimo solo, eccolo qua. Facciamo solo scorrere con la nostra carta. Ricordatevi sempre di mettere su una carta, altrimenti non fate niente. Allora, guarda, fatemi più bel lavoro, fatemi vedere che voi siete più bravi, sembra una mummia questo. Comunque, vedrete che farà la sua figura. Adesso lo infornerò. 170 gradi forno statico, no, 150 gradi forno statico per 5-10 minuti, 20, anche 20. Vedete che si comincia ad alzarsi. Dopo metteremo forno ventilato, ora facciamo così, forno statico per 20 minuti a 140 gradi, poi metteremo forno ventilato a 170 gradi per altri 25 minuti. Ci vediamo a cottura ultimata. Ah, stupidino, stupidotto, andrà, una volta ultimato il forno statico, andrà messo l'uovo sopra per farlo diventare lucido e dorato. Ok? Ci vediamo dopo. Eccoci, siamo qui. Siamo tornati qui con noi insieme. Questo è il dolce, l'ho intestato logicamente perché non ci sta in questo fascetto, ma è più elegante anche da far vedere. Così posso farvi vedere, siccome è ancora caldo, posso farvi vedere l'impasto, almeno. Non so se per guarda proprio. Vedete? L'impasto, questo qua è proprio pane, quindi l'ho tolto. Con questo impasto potete fare torte salate anche, torte salate. Invece di mettere lo zucchero, l'ho fatto io sopra, sotto, io adesso ho messo anche lo zucchero anche interno quando ho fatto l'impasto, metteteci il sale, c'è un po' di sale. Allora, qua c'è una fetta più grande, però è uscito il sito prodotto, però si vede che, vedete? Ecco, adesso non faremo altro che, a parte di pulirmi le mani, andremo a assaggiare questo pezzo qui, contenendo un po' di prodotto qua. È tutto uscito, quindi sarà poco da dove vi ricordavate che facevo il c'è cioè di volta l'intruso con le rivali, ma l'intruso è lì, si è dedicato. Allora, come che vi ricordo che non so più cosa stavo dicendo. Comunque adesso è caldo, ci sono dentro le mele, la crema pasticcera, marmellata e lo zucchero, è molto buono. Hai mangiato con le mani? Per aver mangiato con le mani? Non è vero, non abbiamo mangiato con la forchetta, ma in questo caso io ho preso le mani. È molto buono, molto delicato. L'ho tenuto a forno statico per 20 minuti. 140 gradi, che si lieviti un po', si finisca di lievitare, e per altri 30 minuti circa forno ventilato per altri 150 gradi. Io consiglierei di farlo tutto statico alla fine, perché così si lievita piano piano e si cucina piano piano. Ci mette un po' di più, si metterà sui 50 minuti forno statico a 140 gradi, però si alza, non fa questo effetto che ha fatto il mio, che si è spento, però la pasta lievitata non c'è nessun problema. Ecco, è molto buono, tirate via qualche piatto, è molto buono, ve lo assicuro, ve lo consiglio, mangiatelo da freddo, non mangiatelo da caldo come ho fatto io, perché uno non fa bene la pasta calda e perde anche il sapore. Quindi intanto vi saluto, ci vediamo al prossimo video, gustatevi questa mia ricetta e ci vediamo al prossimo, ciao ciao.